Salve a tutti, gente! E benvenuti a questo speciale dei 170 iscritti! Sì! Molto bene, raga. Allora, prima di tutto voglio ringraziare tutti i miei iscritti e anche quelli nuovi che mi stanno seguendo. E quindi, per questo speciale, direi di partire subito con le... Vediamo un attimo, fatemi controllare. Le 6 sponsorizzazioni. E direi di cominciare, quindi andiamo alla prima. Ok, il primo canale che vado a sponsorizzare è il canale di Massi34, che ha solo 8 iscritti, quindi per favore aiutatelo. Beh, andiamo a vedere Crop Borgalez, più rigori. Ah raga, questo video l'hanno fatto quelli dove abito, dove vivo io, insomma, sono più o meno dei miei amici, più o meno. Quindi, via! Bene, dopo il canale di Massi34 andiamo al canale di My Little Ice Cream Pony. Sì, lo so. Ok, video ovviamente fa Pony, non certo Minecraft. E ragazzi, sono molto divertenti questi video. Infatti adesso le vedremo uno, andiamo a vedere, vediamo questo, sì, va. La odio quella canzone.
sono, ma forse mi fanno svegliare più presto per la scuola. Ah. Io se mi prepari. Questo è perfetto, questo vestitino azzurro. Ok. Questo bello vestitino azzurro è perfetto. Mettermelo. E per finire il mio bellissimo elemento. Guarda cosa è male. Non si può dire che è più guidante, ma mi sembra un leva. Ora sì che posso andare. Finalmente, forza, andiamo. Arrivo. Quanto ci hai messo? Non è colpa mia. Ok. Eccoci qua, di parte. Corri, entra, se no si fa troppo tardi. Ehi, ciao mamma. Ciao. Ciao. Eccomi qui. Sono ancora arrivata la maestra? No. Buongiorno ragazzi. Buongiorno maestra. Iniziate pure a prendere i vostri libri di lettura. Ok. Anzi, ne basta solo uno. Bene, e adesso passiamo al prossimo canale. Beh ragazzi, sì, questo è un altro canale sui My Little Pony Princess Michela, e anche lei fa video come quello precedente, ma per ora ha fatto solo un video tipo quelli, quindi vi farò solo vedere questo trainer, quello che è. E adesso andiamo al prossimo canale ancora, e anche questo canale è sui My Little Pony Sparkle Moon, quella in mezzo. Purtroppo
video da sponsorizzare, mi hanno chiesto questi canali e sono andato i canali, sponsorizzavo quelli, ma visto che non c'ero. Ok, come video vi faccio vedere, direi solo la intro. Bene, andiamo ai due canali rimanenti, che almeno uno dei due non è Little Pony. Comunque ragazzi, ricordate, se volete che io vi sponsorizzo, scrivetelo nei commenti per il prossimo speciale, va bene? Allora, un attimo. Ah, ecco, avevo perso il segnalino. Allora. Sì, va bene. No, sì, beh. Così facciamo anche prima. Ok, il prossimo canale è di Sunset Crystal Channel. Che questo canale di video su Little Pony, diciamo parodie, storie sul cartone, ce ne sono parecchie. Quindi devi andare su, sempre su un training, perché almeno chi va a vedere queste storie divertenti se le può godere meglio. Quindi andiamo su un amore impossibile. O se un amore impossibile, There's scusate. something in your eyes I know I can't resist. There's something in the air I don't know why. You were hardly there when I was on my own. There's something about you that makes me cry. Bene, e ora andiamo finalmente, raga, sull'ultimo canale che devo sponsorizzare, che sono sicuro che per voi che stanno vedendo diranno basta con sponsorizzazioni sui My Little Pony, che è roba da femmine. Secondo me qualcuno lo sta pensando e lo sta anche dicendo, eh. Ok, vediamo. Andiamo sull'ultimo, che è di Fost. It Fost. Ma a caso pare qua il suo canale non appare. Forse perché ho fatto un attimo di riprovare. Dov'è la F? Qua. Ok, forse l'ho trovato, vediamo. Sì, eccolo qua.
Intro per is first. La intro per lui. Beh, ragazzi, adesso che queste sponsorizzazioni sono finite, voglio farvi vedere un video che ho fatto io con un mio amico su Super Mario, una parodia su Super Mario. Quindi godetevela e ci vediamo tra poco. Lolo. Salve a tutti! Salve a tutti, qui vi parla il fiore Luigi. E io sono il fiore Mattia. Oggi vi racconteremo una delle tante avventure di Super Mario Bros. Di quelle emozionanti e buonissime che vi piaceranno un sacco. Ci sarà un drago, una torta Sì, dolcissima. vabbè, questa E storia Super parla Mario. di una bellissima torta deliziosa. Quindi adesso... Ma perché può causare la morte? Sì, certo, come no. Ok, adesso andiamo alla casa del nostro eroe. Questa è la casa di Super Mario. E quindi andiamo a vedere che cosa sta facendo. A quanto pare Super Mario sta dormendo. Vediamo cosa sogna. Che bellissima torta mi ha preparato la principessa Peach. Volevo gustarmela. Cosa potrebbe rovinare questo bellissimo momento? A parte me, io, Bowser, il re del fuoco, prenderò questa torta perché ho tanta fame e tu non l'avrai mai e poi mai. E perciò ti sputerò una palla di fuoco! Mancato! Poi scusa, ti ho già legnato tante volte, perché devi rompermi le palle anche nel mio sogno? Io devo fare quello che è cattivo. Aiuto, aiuto, aiuto! Mi brucia, mi brucia, mi brucia! Ta-ta-ta. Il mio piano diabolico è ormai avuto successo. Maledetto Bowser, mi avrà mandato la torta a quest'ora, meno male che mi sono ripreso. Ah, quanto vorrei un'altra torta in questo momento. Mario, ho visto tutto e ti voglio per... sono molto dispiaciuta. Lo so. Ma se vuoi ti consolerò con un'altra torta molto più buona. Sì, mi farebbe piacere, così poi posso andare a battere Bowser una volta per tutte, così impara a entrare nei miei sogni, ecco. Ma lui non è entrato nei tuoi sogni, lui è solo nel tuo sogno, tu lo stai sognando. È quello che stavo cercando di dire prima. Più E o meno. quindi ti darò un'altra torta di premio. Eccola qui. Oh, è bellissima questa torta! Questa è la torta che ti volevo dare, ma questa torta ti darà anche energie. Del tipo? Mangiale un pezzo e tu potrai essere agile come un ghepardo. In altre parole, mangiando la torta è un po' come se prendo la stella d'oro, giusto? Sì? Ottimo! Ah, fatto! E adesso posso andare a sconfiggere Bowser. Un attimo Whee! solo, Che ti do un equipaggiamento, una spada molto delicata. c'è? Grazie, la metto subito via.
Infatti la prendo. Ok, adesso vado. Ciao! Ciao! Oh mamma mia! Era così buona quella torta che mi è venuta voglia di essere più malvagia ancora. Potrei anche conquistare il sogno di questo pessimo idraulico che non sa fare un cappero. L'unico che non sa fare un capro sei tu, Mother, che vai in giro a tormentare i poveri cittadini come me. Ma adesso tutto sta per cambiare. Ho mangiato la torta di Hello Kitty, o la fatta delle torte, e quindi... Quindi con la spada... Solo un attimo, per favore. Siamo con la... Ma con la spada Excalibur ti taglierò la gola. Non ti è bastata la lezione di prima, e allora dovrò farti ancora più male con le mie unghie di ferro, ma anche d'acciaio. Allora fatti sotto di fuoco. Fatti sotto, dai. Oh, mi è caduta l'arma. Allora, addio. Tornerò e più forte ancora. Il male è stato sconfitto. E quindi io posso finalmente ritornare a dormire. Sono tranquilli nel mio sogno. Quindi, raga. Hai sconfitto con grande dignità Bowser, sei molto coraggioso, ora ti lascio. Scusi. Che c'è? Volevo ridargli questa, tenga. Grazie, hai fatto di te un buon idraulico, ti premierò con essere molto più forte. No, preferisco un'altra torta, grazie. Ok. La torta! Sparisco! Ciao ciao! Beh ragazzi, direi che questa meravigliosa ma deliziosa avventura finisce qui. E ci vediamo alla prossima! Where'd go? Beh raga, quello che video col mio amico Luigi, quello con cui ho fatto il gioco di Paperino lì, vi ricordate? Bene, spero che vi siete divertiti in questo speciale, e non avevo altro da mettere in questo speciale, quindi ricordate raga, se volete essere sponsorizzati fatemelo sapere e ci vediamo ai miei prossimi video. Ciao belli!